Quel sol che pria d'amor mi scaldò il petto, di bella verità m'avea scoperto, provando e riprovando il dolce aspetto. E io, per confessar corretto e certo me stesso, tanto quanto si convenne, levai il capo e proferer più erto. Ma visione apparve che ritenne a sé me tanto stretto per vedersi, che di mia confession non mi sovvenne. Nel canto precedente abbiamo sentito Beatrice che ha dato a Dante una spiegazione scientifica e teologica ad un tempo riguardante le macchie solari, le macchie lunari. Adesso Dante si rivolge ancora a Beatrice, però all'improvviso una visione attira la sua attenzione altrove. Perché vede degli spiriti che sono lì pronti a parlare, ma sono talmente evanescenti da sembrare addirittura un riflesso di immagini sulla superficie dell'acqua. Tanto che Dante si volta indietro addirittura a vedere che non ci fosse qualcuno dietro di lui che si rifletteva poi davanti a lui, ma invece non vede niente. Allora, un po' sconcertato, guarda Beatrice, la quale a sua volta lo guarda sorridendo. E gli dice che se sorride è perché quelle immagini che lui vede sono reali, non sono cose riflessi o di fantasia, e sono relegate in quel cielo, cioè il cielo della luna, il primo cielo del paradiso che Dante sta attraversando, perché non hanno rispettato il voto. Questo dice Beatrice a Dante. E lo invita contemporaneamente a parlare con queste anime, con questi spiriti. Dante allora si rivolge ad uno degli spiriti che più degli altri sembra desideroso di parlare. È lo spirito di una donna e le chiede naturalmente il nome. Questa donna le risponde che in vita fu una suora e lo invita a guardarla meglio. Perché se la osserva attentamente scoprirà che lei è Piccarda Donati. Spiega questa Piccarda a Dante che si trova lì insieme ad altri spiriti perché difettarono. Però lei e gli altri spiriti comunque gioiscono della loro situazione perché questa è voluta da Dio, è una volontà divina. E spiega che sono in quel cielo più basso perché o non adempirono ai loro voti o li trascurarono in parte. Allora Dante dice che siccome lei risplende di luce divina, non l'aveva riconosciuta. Questo è il primo personaggio che Dante incontra nel paradiso ed è una donna, questa Piccarda Donati. Questa Piccarda, fu una fiorentina, nobildonna e religiosa, che si fece suora nell'ordine delle Clarisse, l'ordine fondato da Santa Chiara di Assisi. A un certo punto, però, fu tratta dal convento da suo fratello Corso Donati per mandarla in sposa ad un certo Rossellino della Tosa, per motivi di famiglia, economici, eccetera. E questo accadde, da quello che si sa, tra il 1283 e il 1293. Si dice che questa Piccarda, una volta uscita dal convento, morì di lebbra prima di consumare il suo matrimonio. Così diciamo che la sua preghiera di continuare a rispettare i voti che aveva pronunciato diventando suora fu in grado di rispettarli. Però qui siamo un po' nel campo della leggenda, sono le voci che correvano, non si sa bene come siano andate le cose. Allora Dante domanda a Piccarda se lei e gli altri spiriti non sono desiderosi di acquisire un grado di beatitudine più elevato di quello in cui si trovano. Ma invece lei risponde che la carità della quale loro sono animati, gli fanno amare quello che hanno, senza desiderare altro.
anche perché, aggiunge, essere beati comporta rispettare la volontà divina, quindi stanno bene come stanno lì. Allora, Dante le domanda quale fu il voto non portato a compimento e Piccarda le spiega la sua storia, che è quella che io ho anticipato poco fa. Dopodiché, terminato il suo racconto, Piccarda indica a Dante un'altra anima che è vicino a lei, che splende, risplende alla sua destra e che ebbe un'esperienza simile alla sua. Questo spirito che Piccarda presenta a Dante è lo spirito di Costanza d'Altavilla, che fu la madre di Federico II di Svevia. Ecco riapparire per l'ennesima volta la figura di Federico II di Svevia nella Divina Commedia, che Dante ci ha presentato già un milione di volte. Questa Costanza fu figlia di Ruggero II, re di Sicilia, e della sua terza moglie, Beatrice di Rethel. Secondo il Villani, lo storico che ha tramandato diverse storie di personaggi, vite di personaggi, si sa che questa Costanza entrò in convento giovanissima. Però poi, nel 1184, anche lei fu fatta uscire dal convento e fu fatta sposare a Enrico VI di Svevia, figlio di Federico Barbarossa, il famoso Federico Barbarossa. E dal suo matrimonio nacque poi, come ho detto, Federico II di Svevia. Dette queste cose, Piccarda, intonando l'Ave Maria, cantandola l'Ave Maria, si allontana e svanisce nel primo cielo. Dice Dante che scompare come si vede scomparire un oggetto che sprofonda in una superficie d'acqua, in un lago di acqua. Fatto questo incontro, terminato questo dialogo con questa Piccarda Donati, Dante torna a guardare Beatrice, ma Beatrice è talmente splendente, addirittura più delle anime che Dante ha visto in questo primo cielo, che Dante non riesce a sostenere lo sguardo e tace senza chiedere più niente. Così parlommi, e poi cominciò Ave Maria cantando. E cantando vanio come per l'acqua cupa cosa grave. La vista mia, che tanto lei seguio quanto possibil fu, poi che la perse, volsesi al segno di maggior disio. E a Beatrice tutta si converse. Ma quella folgorò nel mio sguardo, sì che da prima il viso non sofferse. E ciò mi fece addimandar più tardo. A questo punto, come al solito, io ti invito, se ancora non l'hai fatto, a iscriverti al nostro canale YouTube e a cliccare anche sulla campanellina, così da essere sempre informato su tutti i video che vengono via via pubblicati. Se questa puntata ti è piaciuta, ti chiedo come sempre di darci il tuo like, di scriverci un commento e di condividere con i tuoi amici questo video. Io ringrazio il nostro supporter libreriaitalia.it e ringrazio naturalmente anche te per avermi seguito, dandoti appuntamento alla prossima puntata.